Esatto, però non è questa la questione in realtà, perché Gennaro Savio ci raccontava che all'ospedale Rizzoli di Ischia attualmente ancora non è possibile accedere, quindi sono due cose un po' diverse. Per questo, Questo, no, questo esatto, non beh, posso dirlo certo. perché diciamo, io le posso dire quella che è la nostra realtà. Quindi, Noi consentiamo alle persone di poter entrare all'interno della struttura allora ma ospedaliera. Maurizio, fammi chiarire una cosa. Maurizio Di Mauro parla per conto e rappresentanza dell'ospedale che dirige. Esatto. Ecco, perché per esempio qui mi è arrivato un altro messaggio: mio padre è ricoverato al policlinico e non possiamo accedere né con tampone né con Green Pass, per cui non c'è allora un'ordinanza, non lo so come chiamarla, una direttiva precisa da parte del governo regionale centrale. Beh, diciamo, se si entra col Green Pass nei ristoranti e in qualsiasi ambiente, diciamo, commerciale, non capisco perché poi non si possa consentire alle persone di entrare all'interno degli ospedali. Però poiché Questo. io ho Scusami, ricevuto. Serena, una cosa su questo. Sembrerebbe che le direttive ci sono, però a discrezione del direttore sanitario. Non so se questo è vero o meno, ma. Noi tutti, ma credo anche gli ascoltatori, lo troviamo non giusto, ma proprio sacrosanto, importante assistere e salutare i nostri cari che sono in un ospedale. Lo diceva Maurizio Di Bravissimo, bravissimo. Mauro, possiamo andare a mangiare nei ristoranti al chiuso, possiamo andare a teatro, possiamo andare qua, ma perché ci sono ancora ospedali? Probabilmente è una questione di controllo Organizzativa. organizzativa e allora noi però vogliamo saperlo, perché dobbiamo assolutamente dare una risposta a tutti quelli che soffrono per questa cosa qua. Grazie Gennaro Savio. No. Stanno facendo scalpore, superando di gran lunga i confini isolani i nostri servizi giornalistici realizzati nei giorni scorsi, in cui denunciavamo l'impossibilità, tuttora e nonostante il Green Pass, da parte dei parenti di poter far visita, assistere e dare l'estremo saluto ai propri cari ricoverati presso l'ospedale Anna Rizzoli di Laccamino. E tra i colleghi giornalisti e le testate radiotelevisive che se ne sono occupate c'è stato anche il famoso conduttore radiofonico Gianni Simioli, il quale ne ha parlato alla Radiazza, popolarissima e seguitissima trasmissione, quotidianamente in onda su Radio Marte, nel corso della quale è venuta fuori con forza la necessità che finalmente si dia accesso negli ospedali ai parenti dei pazienti ricoverati. E se da 10 giorni a questa parte, grazie alle direttive nazionali e regionali, sembrerebbe che solo in alcuni ospedali del napoletano si possa accedere, presso il Rizzoli di Ischia le visite al momento non sono ancora possibili. E sull'argomento, che grazie ai nostri servizi giornalistici da giorni tiene banco a livello mediatico, continua il silenzio assordante dei sindaci dell'isola di Ischia, a partire da quello di Ischia, Enzo Ferrandino, e di Forio Francesco Del Deo, presidente dell'ANCIM, che non assumono in merito una dura presa di posizione affinché gli ischitani possano far visita ai propri cari ricoverati. L'augurio, ora più che mai, è che finalmente chi di dovere intervenga e non consenta più, nonostante Green Pass, vaccinazioni e tamponi, ai degenti di morire negli ospedali senza poter avere accanto un proprio caro.